Le foto che si vedono sui social ormai sono soltanto rendering, la fotografia è praticamente morta e neanche io mi sento tanto bene. Innanzitutto voglio ringraziare tutti per l'interessamento alle mie condizioni. Ho messo il cappello perché magari a qualcuno dà fastidio, ma comunque sto molto meglio, mi hanno ricucito per bene. Ancora c'ho un po' di fastidio, ma insomma nessuna conseguenza reale, solo una brutta cicatrice, ma quello che mi ha commosso è stato appunto tutti gli auguri e comunque l'interessamento che ho ricevuto. Veramente una cosa che mi tocca, anche perché mi fa capire che siamo riusciti in qualche modo a creare una community, una comunità vera dove ciascuno si prende in qualche modo, per quello che è possibile con la distanza e anche col numero che siamo, si prende cura degli altri. Detto questo, il video di oggi prende spunto da un commento di Dan Gir, col quale, tra le altre cose, io sono d'accordo, quindi diciamo dirò il contrario, ma nella realtà condivido il pensiero. Ti linko il video nel quale Dan Gir ha lasciato questo commento, che è quello su Luminar AI Update 4, link in descrizione e nella card qui sopra, che ha introdotto questa funzione piuttosto, se vuoi, controversa, ma che in realtà siamo utilizzati già ad utilizzare ampiamente sui nostri cellulari, ovvero il portrait bokeh, la sfocatura dello sfondo, anche detta affettuosamente fauché, ovvero fake bokeh. Ecco, questa caratteristica è ovvio che abbia creato qualche controversia e il ragionamento per stringere che ha fatto Dan Gir è quello che sostanzialmente ormai le foto che si vedono sui social sono nella realtà dei rendering che vengono realizzati con delle app che applicano una serie di filtri anche estremamente intensi, anche con gli smartphone, fotografia computazionale a più non posso. Anche la post-produzione ormai, diciamo, tra virgolette, tradizionale, dunque quella delle foto fatte con le vere macchine fotografiche, finisce con lo sfruttare lo stesso tipo di approccio tecnologico e questo fa sì che effettivamente le foto abbiano un che di finto. Poi, da qui a dire che la fotografia è morta, secondo me invece c'è parecchio da discutere, perché sì, sicuramente le cose non sono come una volta, sono cambiate sotto tantissimi aspetti, ma è anche vero che sono cambiate per tantissimi settori e non soltanto per la fotografia, ovvero la tecnologia va avanti, le cose cambiano, le tecnologie evolvono. Ti faccio un esempio cretino: se Lewis Hamilton, che ha vinto campionati mondiali a più non posso, sembra un pilota imbattibile, ecco, prova a metterlo su una Formula 1 degli anni 80, dove per parlare coi box e lamentarti dovevi aspettare che finisse la gara, dove il box parlava con te con i cartelli, dove in un circuito come Spa dovevi correre da solo senza vedere nessuno per praticamente 5 minuti ogni volta, da una parte pioveva, dall'altra c'era il sole, a Monte Carlo dovevi avere i cerotti sulle mani per limitare le piaghe che ti avrebbe lasciato il cambio, la metà del tempo anche di più, guidavi con una mano sola, insomma, una condizione che secondo me, se tu oggi fai una gara tra Patrese, che insomma qualche età ce l'ha e non è certo un pilota, con tutto il rispetto per Patrese, del livello di Hamilton, ma tendenzialmente io credo che lo stracci completamente e anzi, secondo me, Hamilton uscirebbe da una gara in questo modo in preda a una crisi di panico. Ecco, è chiaro che la Formula 1 è cambiata, ma questo non vuol dire che Patrese è un pilota migliore di Hamilton, non esiste questa cosa, è semplicemente che le caratteristiche che deve avere un pilota di Formula 1 degli anni 80 erano diverse da quelle che deve avere oggi un pilota di Formula 1. Questo è semplicemente una realtà, le cose sono cambiate, ma questo vale per tantissimi settori. L'artigianalità nel mestiere di fotografo è andata scemando. È chiaro che tantissimi fotografi di oggi, se avessero iniziato
ovvero se si trovassero a dover fotografare come fotografavo io all'inizio della mia carriera, probabilmente tornerebbero a casa con niente, con foto invendibili o inutilizzabili, ecco, con qualcosa del genere. Ma questo non vuol dire che io sia un fotografo migliore di loro, ho delle conoscenze diverse che sicuramente mi danno una consapevolezza differente di alcuni aspetti tecnici, operativi, ma non è assolutamente detto che sia un fotografo migliore, cioè che abbia un linguaggio fotografico, un modo di comunicare migliore di questi miei colleghi, tra virgolette, più fortunati. Io ho iniziato a lavorare con Photoshop con la versione, mi sembra, 1. qualcosa, stiamo parlando di anni 90. I livelli in Photoshop sono arrivati, se non ricordo male perché vado a memoria, ma sicuramente con la versione 3.0, e mi sembra che fosse il 94, forse il 95, forse fine 94. Ecco, lavorare in Photoshop all'epoca era evidentemente molto diverso che farlo oggi, ma da un punto di vista meramente teorico, Photoshop poteva intervenire su ogni pixel dell'immagine che andavi a ritoccare, dunque nessuno ti impediva realmente di ottenere gli stessi risultati che ottieni oggi con Lumia RAI spostando un cursore. Semplicemente, anziché spostare un cursore, dovevi passare una settimana a ritoccare un'immagine, ma nessuno ti impediva di ottenere esattamente lo stesso risultato. Dunque, questa enorme premessa per dirti che non è necessariamente un male o un bene, è semplicemente un dato di fatto. Le cose sono cambiate, la tecnologia è cambiata, è evoluta, abbiamo nuovi mezzi a disposizione. Prima di vedere, perché questa non debba necessariamente essere una brutta cosa, metti un bel like a questo video e iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Dai anche un'occhiata alla mia vetrina su Amazon, ci sono tanti articoli, tutti commentati, che ho provato personalmente. Puoi acquistare tranquillo, evitando delusioni, a te non costa neanche un centesimo in più, e dare una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti, proprio come quello che stai guardando. E se poi vuoi risparmiare, una fantastica idea è il mio canale Telegram, dove pubblico offerte sia di fotografia che videomaking, tutte accuratamente selezionate da me. Piccola nota su come sto girando questo video. Sto usando la Insta360 One R con quella che viene considerata un po' la cenerentola delle mod per questa macchina, che è la mod 4K. Perché la sto usando? Perché me l'avete chiesto, semplicemente, e perché mi è stato chiesto di provarla col profilo log, cosa che sto facendo. La macchina sta completamente in automatico, il correttore di esposizione è a zero e tutto ciò che ho fatto è girare il log e applicare in post-produzione la LUT che viene fornita direttamente da Insta360 per questa mod specifica. È chiaro che la mod a un pollice ha una qualità decisamente migliore, ma tutto sommato io con questa vedo che si ottiene una qualità molto simile a quella di tante altre action cam, forse anche un capello meglio, ed è estremamente compatta e leggera. Ma torniamo al nostro discorso. Quello che vorrei dire a chi pensa che la fotografia è morta è un po' quello che ho risposto anche a Dangir, cioè se tu fai lo chef, anche che non sei proprio il top degli chef, anche che non hai neanche mezza stella Michelin, difficilmente ti sentirai aggredito nella tua professionalità dal bimbi. È un frullatore che cucina, è diverso da un essere umano che sa quello che sta facendo e con consapevolezza prepara dei piatti con un'idea in testa. Ecco, io credo che il fotografo oggi debba distinguersi per questo, perché ha un'idea, ha un modo di comunicare, ha uno stile unico, tutte caratteristiche che erano richieste anche un tempo. Certo, la curva di apprendimento tecnico
adesso è un pochino più liscia all'inizio, ma t'assicuro che quando poi le cose si fanno serie, anche da un punto di vista tecnico, c'è tantissimo da studiare, c'è tantissimo da imparare e c'è tantissimo da conoscere. Poi, un software come Luminar, che non più tardi di ieri ho utilizzato per sistemare una serie di ritratti in praticamente zero tempo, perché ho applicato i miei preset per ritratto con intelligenza artificiale, che peraltro ti linko in descrizione perché si trovano nella mia community, il Video Zappo Fan Club, di cui non ti ho ancora parlato, ma anche lì trovi un sacco di contenuti interessanti, corsi, e molti di questi sono gratuiti, e soprattutto c'è un programma di affiliazione che ti permette di guadagnare diffondendo questa mia iniziativa. Ma tornando al mio percorso con Luminar, ho realizzato questi ritratti, ci ho messo un istante, ho modificato giusto due cursori e mi sono trovato con la pelle già praticamente ritoccata, con gli occhi perfetti, e tutto ciò che ho dovuto fare è poi portarmi per mia comodità in Photoshop le immagini e terminare questa post-produzione. Un lavoro che nel 90 mi avrebbe richiesto probabilmente una settimana di tempo, l'ho fatto in un'ora. Ecco, questo per una persona che lavora e che sa tendenzialmente quello che sta facendo può essere soltanto un vantaggio. Io la separazione delle frequenze la so fare, riuscivo a ritoccare le foto anche a quei tempi, quando fra le altre cose l'unico modo era copiare e incollare selezioni, t'assicuro una seccatura di livello esponenziale, soprattutto perché non c'erano i livelli e quindi se sbagliavi si cominciava completamente da capo, ma appunto oggi ci metto praticamente un istante e potrei astrattamente farlo anche senza sapere esattamente ciò che sto facendo. Ma poi la differenza tra qualcuno che sa quello che sta facendo e qualcuno che non lo sa c'è sempre, e si capisce, perché si capisce dall'intenzione. Una cosa è ottenere una bella foto perché sei stato fortunato, e una cosa è ottenerla perché sai quello che stai facendo e dunque cerchi quel risultato comunicativo. Tutto questo video delirante per farti capire che nella sostanza quello che conta è quello che abbiamo qua dentro. Io adesso ce l'ho mezza aperta, quindi rischio che qualcosa esca, ma nonostante questo io credo che sia la cosa più importante avere qualcosa da comunicare e avere un modo per comunicare con uno stile personale. Non credo che ci sia un software che potrà mai rubarci questo, non credo che sia possibile immaginare un mondo dove le macchine possano prendere il controllo di questo che è in fin dei conti la base del processo creativo. Un tempo si scolpiva con lo scalpello, adesso si utilizzano sistemi informatici estremamente sofisticati, ma quello che dobbiamo tirar fuori è qualcosa che comunichi e qualcosa che emozioni. Io ti ringrazio per avermi seguito in questo delirio, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.